Dopo il virus, come sarà il mercato del libro? I dati degli editori sono impietosi. 23.000 titoli in meno nel 2020, un meno 75% di venduto. Poi salteranno anche tutti i festival, da Torino a Milano a Mantova. Sarà lenta la riapertura delle librerie perché dovrà riavviarsi tutto un processo intorno alla distribuzione del libro e soprattutto sarà necessario che le persone possano senza paura raggiungere le librerie, entrare nelle librerie e trascorrere tempo in libreria. Il settore dell'editoria, già in difficoltà, ha subito un duro colpo con la pandemia e non sarà facile riprendersi. Io penso che la situazione sia davvero molto molto grave e ho molta poca fiducia negli aiuti esterni. I governi che si sono succeduti nel nostro paese hanno sempre dimostrato scarso interesse per i libri. Quanto alle banche, temo che continueranno a fare il mestiere che hanno fatto finora, cioè presteranno soldi a chi li ha già. Il nostro gruppo editoriale San Paolo ha fatto la sua parte, continuando a pubblicare le proprie riviste, in primis Famiglia Cristiana, e poi offrendo ai propri lettori un servizio con l'operazione Chi legge non si ferma, per portare i libri direttamente a casa. Oggi esiste un grande divario tra la vendita in libreria e la vendita e-commerce. Certamente l'e-commerce ha tratto un grande vantaggio da questa situazione e sarà importante che diminuisca questo solco che separa le librerie da Amazon, quindi che anche le librerie possano fornire un servizio di consegna a domicilio dei libri.